Salve a tutti, sono il vostro Zegungo per voi. Il blog di oggi è molto speciale perché è un blog retro che è preso dal blog numero 5 che mi ha reso famoso. Cioè, un blog remake. Il blog remake del numero 5. Però questo è il blog numero 9. Allora, aspettate un momento, faccio il mouse a lungo. Allora, la prima domanda fa Andrea di Bartolomeo: hai mai inviato la foto del tuo pene a qualcuno? Allora, l'avevo inviata, sì, però al gruppo WhatsApp che avevo una volta, però comunque no. È stata cancellata perché era una cosa privata, diciamo. Seconda domanda che fa sempre Andrea di Bartolomeo: La seconda domanda la fa sempre Andrea di Bartolomeo: quanto è lungo il tuo pene? 20 centimetri, vabbè, si sapeva questo. Terza domanda la fa Alessandro Carloni: se un cane ha un cane, di chi è il cane? È mio cane. Quarta domanda la fa Marco Iodice: nel preservativo ti vanno pure le palle? No. Mi dispiace, no. Ironia, eh. Quinta domanda la fa Antonio Polverino: sei mai stato denunciato? No, no, no. No, non sono mai stato denunciato e mai mi farò denunciare da qualcuno. Sesta domanda la fa Andrea Di Pirno: premessa, le donne emancipate vogliono che gli uomini siano loro servi e che vengano considerati. Madonna mia, su mouse, aspettate un momento, che vengano considerati esseri inferiori sulla base di quello che ti ha spiegato, saresti favorevole a rendere legale lo stupro non come atto di violenza sessuale, ma come atto per dare una lezione a queste. Allora, la violenza sulle donne no, perché comunque le donne vanno amate, rispettate, eccetera, eccetera, e non vanno stuprate. Si fa l'amore, ma non vanno comunque stuprate. Quindi io non sono d'accordo. Settima domanda la fa Lorenzo Bucciandini, che è stato un mio ex fatto. Prova a dire supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Ottava domanda la fa Antonio Polverino: preferiresti combattere contro una tigre o tagliarti una mano? Io preferirei combattere contro una tigre, perché. Nona domanda la fa Vic, il mio manager. Aspetta un momento, lo so che è un mio Vic, però cosa ne pensi della seguente poesia? Se in un mondo esistesse un po' di bene e ognuno ti considerasse un fratello, ti sarebbe meno pensiero.
meno pensieri, meno pene e il mondo non sarebbe assai più bello. È una bella poesia questa, però considerata la poesia comunque non è che sono un poeta, non posso descrivere comunque la cosa. Decima domanda fa Christian Tusurici, ti piace la fica o la foca? La fica, perché la tengono le donne. Non siamo qui, oh. Frase di Gianluca Impastato. Undicesima domanda la fa Migos. Ti reputi più sunnita o sciita? Nessuno dei due. Non so nemmeno che cos'è. Dodicesima domanda la fa Luciano Elisa. Come ti senti? Come ti vedi tra 10 anni? Diciamo cambiato, ma in meglio, diciamo. Più grande. Tredicesima domanda la fa Enzo Nitto Calimbra, che è un nuovo fans. Se tuo padre fosse un importante boss o capetto della zona, lo denunceresti alla polizia? No, ma che domande? No, ragazzi, no, mio padre è mio padre. Non si denuncia la polizia, dai. Poi ho detto sempre che io odio essere denunciato. Ok, 14ª domanda da parte Lorenzo Bucciandini. Ti sei mai cagato in mano e preso a schiaffi? No, mai. 15ª domanda la fa DS detto Gianluca Berlusca, Kung. Momento. Madonna, sto mouse. Ok, abbiamo detto che la 15ª domanda la fa Secondo te è possibile dimostrare la nostra discendenza dalle scimmie usando... Oh, Madonna, sto mouse. Madonna, aspettate un momento ragazzi, c'è un problema tecnico. Dimostrare la nostra discendenza dalle scimmie usando come prova i neri? No, non mi conviene. 16ª domanda la fa Gianluca, ma che... 16ª domanda fa Claudio Pasqualini, cosa ne pensi dei terrapiattisti che devono stare sulla loro terra? 17ª domanda la fa Giuseppe Imbellizzeri, cosa ottieni se fai reagire un alcol con un acido carboissilico? Guarda, io non sono laureato in chimica. Quindi non lo so. 18ª domanda da fa Leandro Orlando. Saresti interessato a guadagnare crediti sociali cinesi per ricevere premi e soldi? Ricompensiamo bene, non mi sono conseguenze. No, non mi interessa dei cinesi, mi dispiace. Penultima domanda da fa Claudio Pasqualini. Sei mai stato innamorato? Beh, qualche volta, diciamo, ma non mi ricordo la razza. Ultima domanda, cosa ne pensi di Meta, di Facebook? Il nuovo nome di Facebook mi spiega, Meta, però comunque questo è, mi spiega molto, però non si sa quando verrà rilasciato il nome Meta, però comunque mi piace. Ok, il blog remake finisce qui. Ciao, raga!